Una buona giornata e buon sabato da Speciale News Web 24. In apertura i temi economici: il tasso di disoccupazione è diminuito in Italia dello 0,1% rispetto al trimestre precedente. Il dato, dice l'Istat, è il primo negativo dopo 14 trimestri di crescita. Il tasso di disoccupazione a ottobre è salito toccando il 10,6%. Tra l'altro, i disoccupati nel mese di settembre erano 2.746.000, in crescita di 64.000 unità a settembre. Se si guarda invece al trimestre agosto-ottobre, il tasso di disoccupazione è diminuito di 0,2 punti sul trimestre precedente. La prima reazione è stata del premier italiano Conte, che, lasciando un hotel a Buenos Aires in Argentina per partecipare al G20, ha detto: lo faremo a crescere. Tra l'altro, c'è anche da mettere in evidenza come il tasso dei giovani è cresciuto rispetto a settembre, arrivando al 32,5%, mentre il mese precedente era stato rivisto al 31,6%. La cronaca adesso ci porta a Foggia, dove c'è stata una importante operazione della Guardia di Finanza in tema di lavoro nero. Nei giorni 27 e 28 novembre, infatti, c'è stato un piano straordinario di interventi finalizzato a prevenire il fenomeno del lavoro nero. Sono stati effettuati 170 controlli con 104 lavoratori impiegati irregolari. Di 46 di questi sono risultati in questo senso, e poi ci sono stati anche la verbalizzazione di 72 datori di lavoro, ben 266 le posizioni ancora in fase di definizione, per le quali sono necessari ulteriori chiarimenti. Si terrà a Bari, presso il Boccascena di Artemisia, la presentazione del calendario 2019 Seconda Primavera Pro Sirio. Il progetto, ideato da Gabriella Resnek con la collaborazione di Lorisa Sciannamea, ha visto coinvolti 60 artisti e creativi, tra stilisti, costumisti ed autori. Tra l'altro, si è messo in evidenza anche il Teatro della Memoria come unica stazione di posta all'epoca romana del territorio di Altamura. Tutti emigrati, tutti figli di tutti, ha sottolineato la Resnek, che con la sua storia personale e professionale incarna perfettamente l'anima di un progetto innovativo, capace di unire personalità di spicco del territorio e di un modo di intendere la moda fuori dai canoni classici. Anna Di Vico, presidente del secondo ciclo scolastico Marconi, siete giunti alla conclusione di questo progetto europeo Erasmus Plus. Che bilancio si può fare? Allora, il bilancio è positivo, comunque non si conclude oggi, oggi sono gli ospiti che vanno via, però noi poi ci sposteremo nelle loro nazioni e saremo vicini per conoscere il loro modo di operare, le buone pratiche che mettono in campo nelle loro scuole. Il progetto, come già abbiamo avuto modo più volte di dire, durerà 2 anni, si concluderà il 2020. Tra l'altro sappiamo che le delegazioni europee sono rimaste molto soddisfatte dell'accoglienza qui a Cerignola. Sì, è andato tutto benissimo, quindi dobbiamo ringraziare tutta la comunità, iniziando dal sindaco, tutte le varie organizzazioni che hanno ospitato i nostri rappresentanti internazionali, e quindi non possiamo essere che soddisfatti di tutto. Ringrazio tutta la città. Ed eccoci alla pagina sportiva. Apriamo con la pallavolo. Questo pomeriggio a Recanati, ottava giornata del campionato di Serie B2 donne, con i riflettori puntati sulla pallavolo Cerignola. Le Fucsia, allenate dal duo Valentino Trippi, cercano il riscatto dopo la sconfitta subita lo scorso weekend, e che ha determinato prima un silenzio stampa e poi l'esonero di Pino Filannino. La consapevolezza è di cominciare a ripartire per cercare di scalare un po' la classifica, che si è fatta preoccupante nelle ultime giornate. Il quadro della giornata è il seguente: oltre alla sfida che vi abbiamo presentato, Noci, Monte San Giusto, Jesi, Castelvellino, Coridonia, Giulianova, Offida, Mesagne.
Domani invece poi Oria, Porto Sant'Elpidio e Copertino, Giulianova. Calcio adesso, la Serie A, la 14ª giornata, prevede oggi 3 anticipi importanti, soprattutto per quanto riguarda la lotta a scudetto, con l'attesa per la Juventus impegnata alle 18 alle Franchi di Firenze contro la Fiorentina. Prima si comincia alle 15 con la sfida salvezza tra Spal ed Empoli ed alle 20:30 la sfida di Marassi tra Sampdoria e Bologna. Poi tra domenica e lunedì si attenderanno i verdetti delle altre interessate alla lotta scudetto, in modo particolare per Inter e Napoli. I nerazzurri di Spalletti saranno impegnati all'Olimpico contro la Roma in posticipo serale, mentre il Napoli, nel posticipo invece di lunedì sera, sarà in trasferta a Bergamo contro l'Atalanta. Vi ricordo come sempre l'appuntamento alle 13:30 con Sport Report per la presentazione della giornata sportiva. Per il momento è tutto, grazie per averci seguito, a tutti un buon sabato mattina, a più tardi.